Da 50 anni Termotecnica Monzese, centro di assistenza tecnica autorizzata su caldaie e scaldabagni, oltre a trattamento acque e condizionamento. A Monza, via Stucchi 62/17. Mettere in diretta la partita della tua squadra, un'amichevole estiva, un evento importante oppure una conferenza stampa, lo puoi fare con noi sui tuoi canali social, Facebook e YouTube. Noi ti daremo l'opportunità, con una regia TV e l'utilizzo di diverse telecamere, di trasmettere in diretta il tuo evento sui canali social, ma soprattutto di interagire in tutto il mondo con i tuoi fan e gli addetti ai lavori. Possiamo trasmettere la tua partita utilizzando una regia TV, diverse telecamere, interventi a bordo campo, ma soprattutto durante l'evento possiamo mandare in onda i tuoi spot sotto forma di video o di grafiche. E allora cosa aspetti? Chiamaci per avere un preventivo oppure mandaci una mail per avere tutte le informazioni. Grazie Monza. Da oltre 20 anni vi raccontiamo lo sport della Brianza. Aggiornamenti in diretta 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. News di mercato. Interviste in esclusiva. Eventi in diretta. 3 anni fa siamo sbarcati su Radio Binario 7 con la trasmissione Binario Sport, condotta dal direttore Stefano Peduzzi, con interviste e approfondimenti sul calcio Monza e sugli sport del territorio. Noi non ci fermiamo mai, se non per un sentito ringraziamento a tutti voi. Noi cresciamo grazie a voi e questi numeri ci dimostrano che un viaggio è più bello se percorso assieme. Grazie. Buonasera, bentrovati a Binario Sport, una puntata davvero molto molto calda perché si dovrà discutere del momento del Monza. Monza, secondo in classifica in Serie B, in questo momento sarebbe in Serie A, fate tutti gli scongiuri del caso, però Monza che non convince sotto il profilo del gioco. È inutile nascondersi, lo faremo in maniera del tutto serena e, per quanto ci è possibile, oggettiva, obiettiva, tra poco, con i vostri messaggi, ma soprattutto Fausto Marchetti, che avremo in collegamento tra poco. Prima abbiamo una bella intervista realizzata a Davide Nadini, attaccante dell'HRC Monza, perché l'Hockey vivrà una grande pagina di sport sabato. C'è il grande derby tra l'HRC Monza e l'Odi, il derby di Lombardia. Per quanto riguarda il mondo rotellistico, vi ricordo che è una diretta esclusiva di Monza News a partire dalle 20.45. Notizia dell'ultima ora: è stata spostata la partita Monza-Pordenone, che si giocherà sabato alle 18, quindi un sabato davvero di grande sport a Monza. Ore 18, Monza-Pordenone, a seguire Monza Caldo sulla pagina Facebook di Monza News, e poi 20.45 Monza Lodi per quanto riguarda l'Hockey. Vi ricordo per l'ennesima volta che dovete commentare soltanto sulla pagina di Radio Binario 7. Noi siamo collegati in questo momento con 10 canali, non possiamo leggere tutti e 10 canali commenti. Voi venite sulla pagina di Radio Binario 7 e lì leggeremo i vostri messaggi. Intervista di Simone Schillaci, poi Fausto Marchetti, qui in esclusiva a Radio Binario 7.
Noi abbiamo secondo me disputato due ottime partite, appunto nelle due gare precedenti ci siamo presentati a Scandiano, dove per noi era una partita fondamentale, siccome noi eravamo terzi ultimi e lo Scandiano è penultimo, quindi ci serviva appunto per allungare sullo Scandiano anche in vista dei play-out di fine stagione. E siamo andati là convinti, determinati, l'avevamo preparata bene in settimana, siamo andati là cattivi e aggressivi e siamo riusciti a portare a casa un 5-1 che per noi insomma è oro, insomma, in vista appunto del finale di stagione. E una partita in cui siamo andati in vantaggio nel primo tempo e poi nel secondo tempo siamo riusciti a raddoppiare. Siamo arrivati sul 2-0 e poi loro sono riusciti a segnare un gol con il quale hanno riaperto la partita in sostanza, però siamo rimasti chiusi in difesa e siamo riusciti in contropiede, con tre contropiedi fondamentalmente a fare il 3, il 4 e il 5-1 che hanno poi chiuso la partita e ci hanno permesso appunto di allungare ancora di 3 punti appunto lo Scandiano. Ora abbiamo 10 punti di distacco. Che in ottica play-out, spiego un po', praticamente le ultime quattro a fine stagione si divideranno i punti per eccesso, i punti totali a fine campionato delle ultime quattro si divideranno per eccesso e dopo ci sarà un mini girone all'italiana tra le ultime quattro squadre, quindi dove appunto verranno assegnati sempre 3 punti per il vincitore, pareggio 1 punto e sconfitta 0 punti. E le prime due di questo girone si salveranno, le ultime due mentre andranno in Serie A2. Quindi Quindi è molto importante questo ottimo. assolutamente. Quindi è una vittoria che è appunto molto importante. Tra l'altro può anche darvi slancio, visto che nella prossima partita giocherete contro la capolista Lodi, tra l'altro in esclusiva su Monza News. Come avete preparato la partita, appunto, la prossima partita? Ma abbiamo preparato in settimana, sappiamo che Lodi è un'altra squadra forte, molto forte, attrezzata per vincere ovviamente il campionato, quindi abbiamo obiettivi differenti dai loro, ma il derby è sempre il derby e comunque è sempre un'emozione unica giocare. Il peccato è per il palazzetto che sarà vuoto purtroppo, ma il derby è molto importante anche per il morale per le prossime partite, ecco, perché... Come abbiamo detto, per noi è importante fare una grande prestazione per non prendere un'imbarcata, ma comunque cercare di giocarci la partita fino alla fine e di portare a casa più punti possibili anche con le squadre, diciamo, grosse, con le squadre di alta classifica, perché comunque sono forti, ma possono lasciare punti in giro, soprattutto in trasferta, Due barra diciassette. sempre in settimana la prepareremo più nel dettaglio e cercheremo appunto di scovare, diciamo, il modo per poter fermare la corazzata Lodi, ecco. Parliamo un attimo anche di te, Claudio, e volevo chiederti di parlarci un po' della tua carriera, perché è stata già molto lunga, nonostante tu sia ancora molto giovane. Poi volevo chiederti anche come ti trovi qui in Brianza. Allora, la mia carriera, sono arrivato a Monza 3 anni fa, dopo che sono stato 2 anni a Correggio, dove ho fatto appunto la Serie A1, però mentre il primo anno diciamo sono stato un po' ero l'ottavo, quindi entravo poco, giocavo poco. Il secondo anno ho avuto più continuità, sono riuscito a giocare più tempo. Ho fatto una buona stagione, quindi Tommaso Colamaria e Girardelli, che sono l'allenatore e direttore sportivo, mi hanno contattato per venire a Monza, dove secondo me c'è un grande progetto, cioè insomma dietro c'è una grande società che ha obiettivi a lungo termine, secondo me, importanti. Abbiamo un bel gruppo di giovani e io appunto ho firmato sapendo queste cose qua, che andavo a finire in una squadra comunque, una squadra piena di giovani, con voglia di fare, con ambizione, nonostante insomma comunque non siamo ai vertici della classifica, però è una squadra insomma che vuole arrivarci, insomma, nel giro di anni vuole arrivarci, ecco. Quindi sì, dopo ho firmato 3 anni fa, sono venuto a Monza, il primo anno abbastanza bene, non siamo riusciti ad arrivare ai playoff per giocarci lo scudetto, però comunque ci siamo salvati tranquillamente, quindi è stato diciamo un primo anno positivo. Poi l'anno scorso purtroppo mi sono fatto male, ho avuto un problema alla schiena che mi ha lasciato fuori sono stato fuori circa per 8-9 partite, o comunque ho giocato a mezzo servizio, insomma, non sono riuscito
non ero al 100%. Poi quando mi sono ripreso verso gennaio, purtroppo ovviamente c'è stato il Covid, quindi è una stagione che insomma non stava andando benissimo, eravamo un po' sotto le aspettative, però col Covid è finito, è stato annullato il campionato e quindi appunto siamo rimasti nella massima serie. Quest'anno invece siamo partiti con un gruppo tanto, tanto giovane, veramente tanto giovane. Il più grande ha 23 anni, che è Matteo Zucchetti, il nostro capitano, quindi il più piccolo è un 2005, quindi veramente siamo veramente molto giovani. È stata un po' una scommessa da parte della società, però la società ha sempre voluto tentare con questo approccio, diciamo, con i giovani. E ci troviamo molto bene, siamo una squadra molto unita, tutti andiamo d'accordo e questo secondo me è la cosa più importante. Abbiamo tanta voglia di fare, tutti abbiamo tanta voglia di fare, abbiamo voglia di salvare questo Monza che insomma, è l'obiettivo da inizio campionato che si è posta la società, ecco, proprio la salvezza. E per ora ci stiamo riuscendo, però non è ancora detto, insomma, lo scopriremo a maggio. Quest'anno sì, comunque una buona stagione, siamo riusciti a fare buone partite, molte volte abbiamo perso magari di un gol alcune partite, soprattutto in casa, che potevamo magari portare a casa. È stato un peccato, ma lì è anche un discorso appunto d'esperienza, molte volte che magari nei momenti decisivi ancora un po' ci manca, ecco. Però insomma siamo sempre stati lì, siamo sempre combattivi e cerchiamo sempre di portare a casa al massimo noi. E a proposito di Covid, l'hai anche accennato prima, quanto vi mancano i tifosi e quanto è importante il loro appoggio, visto che comunque nel calcio gli stadi sono molto molto grandi, quindi il pubblico è... Le cose più brutte che abbia mai fatto, perché insomma... Noi siamo sempre stati abituati a vedere i tifosi, i ragazzi del Monza, i bagai, tutti quelli che ci vengono a sostenere, sono sempre presenti in tutte le partite, quindi dai, sono anche un punto di riferimento, sono uno stimolo a far bene, perché comunque sono importanti per noi, perché comunque anche nei momenti di difficoltà comunque ci sono sempre stati vicini, non sono mai venuti a contestarci o... Anzi, ci hanno sempre dato la carica, ci hanno sempre dato quello stimolo in più per portare a casa il risultato. Quindi siamo dispiaciuti di questa situazione, però d'altronde è così e insomma non si può fare altro. Quindi siamo un po' rassegnati sotto questo punto di vista. Poi, ad esempio, in una partita come il derby, avere i tifosi al proprio fianco può cambiare sicuramente anche... E indirizzare la partita, entri in partita con un approccio differente, però ormai siamo abituati, è a metà campionato che giochiamo senza tifosi e insomma ce ne dobbiamo fare una ragione, almeno dipende da come si evolveranno le cose, ma almeno fino a fine campionato sicuramente io penso sarà così, purtroppo. Speriamo che possano tornare presto, perché quello lì è il loro posto, esatto, per vivere. E invece, numeri alla mano, sei il capocannoniere della squadra con 22 reti. Volevo chiederti se ti sei posto un obiettivo. L'obiettivo, allora, sono più obiettivi di squadra, cioè insomma io lo vedo più come un obiettivo di squadra, cioè le reti mi interessano relativamente. Chiaro che se segno sono contento e se non segno e vinciamo sono lo stesso contento, lo dico sempre, cioè se fa 4 gol il mio compagno, portiamo a casa 3 punti, per me non c'è nessun problema. E cioè posso anche non aver fatto niente tutta la partita, ma se portiamo a casa il risultato io sono contento. Anche perché nell'hockey non è come nel calcio, cioè l'attaccante non è solo gol. Cioè l'attaccante anche deve aiutare la squadra in momenti di difficoltà, deve aiutare in difesa. Quindi insomma bisogna guardare un po' la cosa nel complesso e non focalizzarsi solo sul gol, perché magari un attaccante hockey viene valutato spesso solo per i gol, ma bisogna valutare anche insomma quante palline recupera, come aiuta la squadra, insomma tante cose. Poi come obiettivo personale sicuramente farne il più possibile, a Correggio ne avevo fatti 28, spero di arrivare a 29 a questo punto, me ne mancano 7, speriamo di arrivarci, ecco. Io poi dopo ti ho detto, mi interessa che il Monza rimanga in Serie A per adesso, poi dopo
i gol, vediamo quelli alla fine dell'anno quanti sono, li conteremo e saremo tutti contenti, dai. E a proposito di Monza e di Serie A, segui il Monza Calcio invece, i biancorossi? Monza Calcio io lo seguo la pagina su Facebook e su Instagram, lo seguo, so che hanno fatto i grandi acquisti, i grandi investimenti, sono secondi in classifica, sono un po' tutte lì, ho visto, c'è il Venezia, poi davanti c'è l'Empoli, ho visto la classifica, mi ricordo poco tempo fa, e sì, è dura, la Serie B è un campionato duro, cioè d'altronde io sono di Modena, quindi io seguivo il Modena quando ero in Serie B, adesso in Serie C, e sì, quando lo seguivo mi rendevo conto che la Serie B puoi vincere contro tutti e perdere contro tutti, quindi diventa un campionato molto ostico, soprattutto anche perché non c'è una squadra materasso, c'è anche quelle che possono sembrare materasso, non lo sono. Monza, sì, insomma, con l'avvento di Berlusconi e Galliani sicuramente ha un grande progetto in mente che appunta alla Serie A e spero per loro poterlo raggiungere, che lo possano raggiungere per i grandi investimenti che stanno facendo e anche perché insomma Monza si merita comunque questo regalo di una Serie A insomma importante come può nascere appunto dal binomio Berlusconi-Galliani, che comunque hanno sempre insomma hanno tenuto il Milan una trentina d'anni, quindi di calcio ne sanno sicuramente, ecco. Hanno preso grandi giocatori, sicuramente per la Serie B, sicuramente grandi giocatori. Ecco, speriamo che possa raggiungere anche come voi, insomma, la Serie A, quindi Monza sarebbe bello che abbia diverse squadre in Serie A, quindi hockey, pallavolo e anche il calcio, quindi ce lo auguriamo a tutti. Grazie Davide, grazie per essere stato con noi, quindi bocca al lupo per il derby, sia per te che per il tuo HRC Monza, mi raccomando seguitelo perché sarà in esclusiva su Monza News. Grazie Davide, grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie, arrivederci, buona serata. Simone Schillaci che ha intervistato Davide Nardini, vi ricordo l'appuntamento 20:45 sabato in esclusiva sulla pagina Facebook di Monza News, il grande derby di Lombardia tra Monza e Lodi, prima sarà Monza Pordenone, partita altrettanto importante che vi ricordo è stata posticipata alle 18. Monza che scenderà in campo domani a Frosinone, partita molto delicata soprattutto per Alessandro Nesta e per la sua squadra. Noi tra poco avremo in collegamento un collega da Frosinone che ci farà il punto sulla situazione in casa Frosinone, che ci racconterà la situazione in casa Frosinone. Allora facciamo così, andiamo subito da Andrea Campione che ci racconta appunto la situazione per quanto riguarda la squadra di Alessandro Nesta e poi ci troviamo qui con Fausto Marchetti, leader della Curva Pieri, per parlare di Monza. Partita da dentro fuori per Alessandro Nesta, quella posizione dell'allenatore giallazzurro che era stata già valutata nello scorso weekend da parte della società dopo la sconfitta del Frosinone per 4-0 in casa della Cremonese, un Nesta che resta momentaneamente alla guida del Frosinone, ma un'eventuale sconfitta contro il Monza potrebbe essergli fatale. Alla partita di domani pomeriggio le due squadre arrivano in maniera totalmente opposta sotto il punto di vista della forma, perché nelle ultime 13 partite, ovvero dalla penultima vittoria esterna del Frosinone, i giallazzurri hanno conquistato solamente 10 punti, il Monza invece ne ha conquistati 23. Per intenderci, in questa particolare classifica 13 giornate, il Frosinone sarebbe ultimo, mentre il Monza primo. Nesta, che dovrà fare a meno di Capitan Briganti, di Marcus Rodien
e di Grigoris Kastanos, tutti e tre squalificati. Nesta invece che ritrova Vincenzo Millico, almeno tre convocati, non sarà della partita dal primo minuto, così come non sarà della partita dall'inizio Camilo Ciano, che è rientrato nello scorso weekend a Cremona, ha giocato qualche minuto, anche lui era alle prese con un problema fisico, nella fattispecie al ginocchio. Anche lui domani non partirà dall'inizio. Il Frosinone che si schiererà con il 3-5-2, un po' di turnover dettato specialmente dalle squalifiche in porta a Bardi. Nei tre dietro ci saranno Sciminski, Ariaudo e Capuano. A centrocampo sugli esterni Salvi a destra e Luigi Vitale a sinistra. Il playmaker sarà Raffaele Maiello con le due mezze ali, che saranno Daniel Boloka e Mirko Gori. Davanti la coppia offensiva sarà formata invece da Andrija Novaković e Pietro Iemmello. Allora, queste le ultime in casa Frosinone. Noi ci stiamo collegando tra poco con Fausto Marchetti. Facciamo così, andiamo per un attimo in pubblicità. Abbiamo qualche piccolo problemino di connessione questa sera, come avrete capito. Qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui con Fausto Marchetti. Speriamo. 50 anni, Monsesa su caldaie e scaldabagni, oltre a trattamento acque e condizionamento. A Monza, via Stucchi 62/17. In diretta la partita della tua squadra, un'amichevole estiva, un evento importante oppure una conferenza stampa, lo puoi fare con noi sui tuoi canali social, Facebook e YouTube. Noi ti daremo l'opportunità, con una regia TV e l'utilizzo di diverse telecamere, di trasmettere in diretta il tuo evento sui canali social, ma soprattutto di interagire in tutto il mondo con i tuoi fan e gli addetti. Possiamo trasmettere la tua partita utilizzando una regia TV, diverse telecamere, interventi a bordo campo, ma soprattutto durante l'evento possiamo mandare in onda i tuoi spot sotto forma di video o di grafiche. E allora cosa aspetti? Chiamaci per avere un preventivo oppure mandaci una mail per avere tutte le informazioni. Rieccoci collegati qui a Binario Sport, una puntata davvero molto molto speciale. Vado subito a presentare il primo ospite di questa sera, il leader della Curva Pieri, Fausto Marchetti. Ciao Fausto, ben trovato. Buonasera a tutti. Buonasera Buonasera Fausto, Fausto, partiamo partiamo subito subito con con te te commentando commentando un un po' po' quella quella che è che è stata stata la la prestazione prestazione del del Monza Monza sabato sabato contro contro il il Cittadella, Cittadella, Monza Monza che è che è secondo secondo in in classifica, classifica, che ha che ha mantenuto mantenuto il il secondo secondo posto posto in in classifica, classifica, però però insomma, insomma, sotto sotto il il profilo profilo del del gioco gioco è è una una squadra squadra che che continua continua a a non non convincere. convincere. Vorrei Vorrei sapere sapere la la tua tua opinione opinione in in attesa attesa anche anche di di leggere leggere i i messaggi messaggi degli degli amici amici a a casa, casa, soprattutto soprattutto tu tu hai hai qualche qualche criticone. criticone. Sì, no, ovvio che sono qui anche apposta, no, per cercare di confrontarmi il più possibile con i pareri di tutti i tifosi del Monza. C'è da dire che ho ascoltato l'intervista del giocatore dell'Hockey, Davide, e mi sembra che lui conosca molto di più la Serie B di molti tifosi di Monza che di me, nel senso che, avendola vissuta, appunto, vedendola col suo Modena, sa cosa vuol dire giocare in Serie B, che tutte le partite sono realmente difficili, di solito non ci sono squadre a cuscinetto, la prima può perdere con l'ultima, e mi sembra di vedere che questo campionato sta rispecchiando questo tipo di situazione. Allora, hai detto sicuramente bene, nel senso che in queste ultime tre partite qualcosa sicuramente è mancato
a livello di squadra. A livello di gioco c'è stata un po' un'inversione di tendenza ed è sotto gli occhi di tutti. È anche vero che esistono gli avversari. Esistono gli avversari, esistono le squadre più o meno forti del campionato che hanno avuto come noi magari dei trend positivi e poi delle battute d'arresto abbastanza importanti dove è importante perdere meno punti possibile sulla strada. Noi quest'anno abbiamo un grande obiettivo, un grandissimo sogno che stiamo condividendo tutti insieme, perché non è una frase fatta e sembra che ripetiamo lo stesso copione, ma per chi come me quest'anno fa 43 anni, non ha mai visto il Monza così in alto in classifica, matematicamente ad oggi sarebbe in Serie A, che già solo a dirlo mi spaventa. Ovviamente l'importante, io quello che dico sempre, è per i tifosi del Monza, quelli che il Monza l'hanno seguito veramente. E non che l'ha messo in cassetto negli ultimi 20-25 anni perché non piaceva tanto le categorie che faceva, vedere già il Monza lì è importante. Io dico sempre che bisogna commentare il tutto non in maniera assoluta, cioè da un lato c'è un breakout feroce dove non si aspetta qualsiasi tipo di situazione per attaccare, ma è anche giusto in una maniera un po' più serena commentare insieme. Visto che poi in Italia siamo un po' tutti commissari tecnici della nazionale, quindi questa sera anch'io magari mi tolgo un po' più i panni del tifoso, Ci beviamo questa entro un po' più, gioco anch'io come fanno molti da casa, e quindi ci sta anche commentare delle prestazioni, delle motivazioni che possono portare a prestazioni magari non così positive, ma che comunque ci stanno facendo vivere un grande sogno, e questo non dobbiamo mai, mai dimenticarci. Esistono gli avversari, dicevo. Io passo ad esempio la partita col Chievo, è stata abbastanza emblematica, non tocco quella col Pisa perché ovviamente per noi di Monza è una ferita molto aperta, poi soprattutto quando prendi due gol quasi fotocopia, sicuramente il Pisa ha visto la partita con l'Empoli dove con due passaggi per linee verticali ci sono andati quel classico movimento della punta che taglia tra i due nostri centrali che normalmente sono larghi perché la nostra difesa è una difesa che attacca molto, quindi porta ogni tanto i difensori ad essere abbastanza larghi tra di loro, palla lunga e lì abbiamo avuto un po' di difficoltà. Il Pisa ha fatto semplicemente fotocopia del gol dell'Empoli. E poi siamo andati a Verona. Verona il Chievo è una squadra assolutamente attrezzata. Gioca, l'abbiamo visto, con un 4-4-2 molto forte. Gli avversari, quando giocano contro il Monza, pensano tendenzialmente, la maggior parte degli avversari, ovviamente non sto facendo una statistica, tendenzialmente giocano a non far giocare il Monza, perché si sa che il Monza vuole un tanto possesso palla, gli piace giocare molto palla a terra, partire da dietro. E secondo me, forse potremmo apprezzare un po' più il tentativo di gioco del Monza, che non sempre riesce, potendo vederle poi dallo stadio, perché si ha una dimensione globale dei movimenti di giocatori rispetto invece allo schermo televisivo che ti va a sezionare solo determinate fasce di campo. No? Perché dico così? Perché Chievo di fatto ha fatto un pressing molto forte, giocando appunto con questo 4-4-2, dove andava a prendere già gli esterni bassi del Monza. La loro punta fa quello che fanno quasi tutte le punte, o i trequartisti che giocano contro il Monza, quindi si posizionano perennemente su Scozzarella, Frattesi, scusami, Barberis. Barberis o al tempo Fossati, e quindi praticamente ti tolgono sempre perennemente la linea di passaggio centrale. Il Monza quindi cerca di uscire sulle fasce, quando il Chievo li andava a prendere molto alto. E lì, come si è visto, mi sembra, se lo ricordo male, verso il 30esimo, 32esimo del primo tempo, un bell'usci dire quando arriviamo in fascia siamo già chiusi, quindi ci hanno chiuso tutte le giocate, dove magari l'interpretazione del ruolo di Balotelli non è quella di Ghicchia, dove dà molto invece respiro alla manovra della squadra perché viene molto incontro e fa avere spallate, spesso dando l'appoggio centrocampista che arriva, quindi per fare l'inserimento dell'esterno. E quindi di fatto con un Balotelli un po' sempre in ritardo sull'anticipo del difensore centrale abbiamo fatto veramente tanta fatica. Una partita, come abbiamo detto, di sofferenza,
Ma poi c'è il croce delizia di avere Balotelli, quindi magari se non gioca in una determinata maniera sembra di giocare sostanzialmente con un giocatore in meno, però poi gli arriva la palla giusta e la palla giusta la metà delle volte te la mette dentro. Quello è successo a Verona. È un Ecco po' lì quello che magari. mancava, è un po' quello che mancava agli altri attaccanti, no? Un po' quello che manca Questo agli altri attaccanti. cinismo, chiamiamolo così. Sicuramente con più occasioni arrivava magari un gol, qui invece ti arriva la palla giusta e insomma, 2 volte su 4 te la butta dentro. E, però non toglie il fatto che purtroppo è una scelta chiara, cioè sacrificare un po' una modalità di gioco che vede comunque una punta che ti dà una grossa mano, sia in fase offensiva che in fase di pressing, con un giocatore che se poi non incide rischia di essere un giocatore in meno. Questo non lo dico io, però mi sembra di vederlo Certo. da quello che dicevano i vari Bellucci o Donati nel dire Mario, però ci dà una mano, l'ha fatto anche domenica. Però poi Mario te la dà, se gli fai il cross giusto, e poi la mano te la dà in quel modo lì. È un po', se vogliamo, un po' una croce delizia, e capisco che per un allenatore sia complicato da un lato tenerlo fuori, dall'altro impiegarlo, e magari un giocatore che deve recuperare sicuramente un certo tipo di condizione, ecco, è un giocatore che scotta, diciamo, sia in positivo che in negativo. Io magari in una situazione del genere, giocando un po' come tutti da commissario tecnico, mi sarei aspettato, come di fatto un po' nel secondo tempo, su una determinata azione c'è stata, quando è venuto un po' più centrale a prendere un pallone un po' lungo dalla difesa, quindi senza giocare col fraseggio, Mota Carvaio, che ha dato quell'infilata di O, dove abbiamo fatto un'altra azione, diciamo, importante. Ecco, quello magari ogni tanto qualche lettura di gioco dove ti prestano molto alto, ti chiudono le linee di passaggio tradizionali, sicuramente provare, tipo col Chievo, che gioca in 4 in difesa, giocare un po' sulla palla lunga su Balotelli, che appunto fa sportellate, penso che possa fare abbastanza bene, e giocare su qualche spizzato, sulle seconde palle, in modo tale da ammorbidire un po' quello che è il pressing di questo tipo di squadra. Ecco, magari qualche palla un po' più lunga in determinate situazioni potrebbe favorire un po' più il gioco del Monza in determinati contesti, anche perché abbiamo giocatori sia fisici che di velocità che possono sicuramente dare fastidio, cosa che altre squadre tipo l'Empoli anche con noi ha fatto. Se vuoi continua, No, perché forse prego, prendo prego, tempo. no, stavo seguendo assolutamente il tuo ragionamento, Ti pensando direi a, però naturalmente, poi alla fine, fatto tutto questo ragionamento e fatta anche questa bella analisi che condivido, Fausto, vorrei da te in questo momento qual è l'11 che manderesti in campo e con quale modulo, perché visto che siamo entrati in questo mood, CT allenatore, ma sì, buttiamoci, no? Il tuo 11 che schiereresti in questo momento, ovviamente, Non chiaro. ambisco assolutamente al ruolo di Cristian Blocchi, mi trovo molto meglio con un megafono in mano in curva, perché Ma insomma così sbaglio poco, siccome dobbiamo aspettare a quel momento, no? Dobbiamo sì. aspettare chissà quanto, no? Come scrive da casa Dico cosa mi Massimo. risponderebbe lui, però, sull'azione di prima. Lui mi risponderebbe la persona anche cortese, qual è Vero. quelle poche volte che siamo riusciti comunque a scambiare un po' di chiacchiere e anche umile nel confrontarsi, almeno quando si parla con i tifosi, e lui mi risponderebbe: sì, però il gol che abbiamo fatto Verona l'abbiamo fatto però su un'uscita palla a terra, dove grazie a un fraseggio ristretto nella nostra metà campo siamo usciti dal pressing bene, e in quel momento Donati ha avuto 20-25 metri di campo, perché loro non hanno trovato a pressarci, si è trovato la fascia libera, ha fatto, direi, finalmente il primo assist della stagione, Finalmente. e la palla da dentro. Sì, dico così perché purtroppo spesso e volentieri ci troviamo sulla tre quarti a fare questi cross lenti che sono, diciamo, favoriscono molto i difensori. Perché quando ci arrivi quelle azioni manovrate, siamo un po' lenti ad arrivare lì, poi di fatto giochiamo sempre con le difese schierate. Per questo ogni tanto magari qualche variante al fraseggio corto ci potrebbe stare. Questo lo dico. Ciò non vuol dire, ripeto, che il Monza, quando esce col fraseggio corto, non fa delle giocate che sono molto positive.
con squadre tipo la Salernitana, che hanno, che avevano sicuramente un modulo differente e che non facevano fatica a prenderci il nostro playmaker di centrocampo, e finalmente riuscivamo a giocare un po' più alti sul giro palle, non dovevamo andare per forza sui difensori, proprio per quel meccanismo di prima, perché tendenzialmente il nostro playmaker è sempre preso o dalla seconda punta o da un trequartista sostanzialmente avversario. Allora lì abbiamo visto forse una delle più belle partite vista Brianteo, direi quasi di sempre, che Però squadra Fausto, così competitiva al di là che della tattica, tu hai analizzato un po' tutte le partite più importanti o comunque le partite recenti, no? Del Monza. Tornando invece a bomba, alla partita di sabato contro il Cittadella, sappiamo che è arrivato Silvio Berlusconi allo stadio, ha caricato a modo suo la squadra nell'intervallo. Io ho la sensazione, al di là di parlare di tattica, di un Monza sicuramente più qualitativo delle altre squadre, che questi ragazzi in questo momento sentono veramente tanto la pressione e che giochino quasi in maniera impaurita. Non so come l'hai allora, vista tu. no, io sono d'accordo con te, perché poi qui noi possiamo parlare appunto di tattica, di tecnica, di errori tecnici, magari nei momenti fondamentali di un gesto che lì sì che cambi la partita, no? Come dicevamo, perché comunque la Serie B, come ricordava anche il nostro amico di prima dell'hockey, è comunque una categoria difficile che si gioca molto sugli episodi, inutile che stiamo qua. Chi l'ha vista per tanti anni, non se ne è accorto solo oggi che esiste una Serie B perché guarda il Monza, mentre magari di solito guarda la Champions o guarda le proprie prime squadre in chissà quali categorie, e pensa che il Monza sia la squadra dei Galacticos. Ecco, di fatto la Serie B è un campionato veramente ostico, difficile e di tanta pressione sulle giocate. Io credo che a questa squadra, tendenzialmente, poi probabilmente bisognerebbe essere un po' più all'interno delle dinamiche della squadra, quindi nello spogliatoio, nel Certo. contesto della settimana. Per noi anche da fuori è difficile poter valutare o giocare a valutare, ecco, perché sennò ripeto, torniamo al fatto che stiamo giocando a fare i commissari tecnici o parlare appunto di tecniche, strategie. Quello che ti posso dire è che ogni tanto i momenti fondamentali di alcune partite sembra mancare quella personalità giusta che tradotta viene vista poi all'occhio nudo come voglia di vincere, voglia di fare il Benevento come l'anno scorso, cioè di impostare sempre la propria capacità di giocate, la propria anche arroganza, come dire, agonistica, quella Certo. spavalderia che dovrebbe avere questa squadra, no? Che non vuol dire il tacchettino quando ogni tanto ci si specchia perché abbiamo fatto la bella giocata prima, poi vaneggiamo tutto col tacchettino stupido dopo. Ecco, quello secondo me manca quell'approccio anche mentale alla partita. Non so se deriva, ripeto perché non è il mio mestiere, da un cambio continuo di questi ultimi 2 anni di giocatori, che qualcuno dica effettivamente fa fatica anche a trovare un equilibrio di squadra e dei veri leader, come tu hai detto, cioè trovare un 11 titolare ad oggi non è, tornando anche alla tua domanda di prima, non è che la sto girando, è che non è facile, perché Certo. hai talmente tante soluzioni e talmente tante possibili varianti che trovare la squadra ideale con questo Monza è difficile. È difficile anche valutarlo, pensiamo quanto possa essere difficile anche per un allenatore che ha a sua volta, come hanno anche i giocatori, come hai detto tu, delle pressioni enormi. Ecco, Certo. ovviamente quando ti arriva nello spogliatoio a fine primo tempo il presidentissimo Silvio Berlusconi, il presidente più titolato al mondo, e comunque stiamo parlando ripeto, non del Real Madrid dei Galacticos, possono a qualcuno tremare anche un po' le gambe, ti può mancare un po' la giocata, puoi arrivare un po' col fiato corto su alcuni palloni. Come può essere anche per tutta la squadra una pressione molto importante, perché sentirsi ripetere costantemente questa Serie A è dura. Certo è che ovviamente con gli investimenti che Fininvest ha fatto per questo Monza, evidentemente proprio il loro modo di manager, sia di calcio, ma anche penso di fuori dal calcio, è proprio quello di dire: io ti do tanto, pretendo il Certo. massimo.
E se non riesci a darmi il massimo, vuol dire che non sei adeguato a questo mio progetto. Probabilmente il loro approccio è anche un approccio di questo tipo. Io parlo di dirigenza, di Fininvest, del loro modo di potersi porre. Però sono d'accordo con te, cioè al di là del modulo di chi gioca, perché poi altrimenti non ti spieghi perché ogni tanto possono cambiare i giocatori. Se gioca Balotelli, perché gioca Balotelli? Se non gioca Balotelli, però non Non puoi tenere accontenti mai, non sei se mai c'è Diogo, d'accordo con Diogo. vuole essere chiamato, è meglio centrale o meglio esterno, però prende Ricci e poi con tutto rispetto non si capisce ad oggi perché l'abbiamo preso. Cioè, ci sono tante situazioni dove non è neanche il tempo, perché ripeto, l'obiettivo più importante sul quale dobbiamo rimanere tutti focalizzati, tutti, e lo dico anche Stefano, visto che è stato illuminante l'aver ascoltato Davide prima, nel fatto di dire anche quanto per loro è importante avere i tifosi che in momenti di difficoltà, invece di criticarti come se non ci fosse un domani, stile haters, perché non c'è nient'altro da fare in televisione che non stare appunto a guardare un mozzo in televisione. Probabilmente manca anche un po' il calcio, no? Perché non c'è lo sfogo. Il calcio, nel senso, il calcio allo stadio manca anche un po'. E quindi si esasperano determinate dinamiche invece di lasciare una Vero. squadra un po' più tranquilla a godersi questo sogno. Certo è che la tranquillità non deve essere un alibi, perché Certo. come tu poi sicuramente io mi aspetto da domani chiunque scenda in campo una squadra con un altro che vuole cambiare marcia, far vedere che non si addormenta intorno a se stessa quel ti tocca della difesa, ma dimostra di voler vincere in tutte le giocate che fa. Purtroppo ti dico che vedo alcuni giocatori che hanno questa voglia di vincere, alcuni giocatori sembrano accontentarsi del gioco, della giocatina, della cosa più semplice. In modo tale che magari senza troppe infamie, senza troppe lode, no? Io vedo anche molti vostri voti, molti sono verso la sufficienza, sempre un po' risicata, sempre un po' lì, no? Cioè manca sempre quel qualcosa in più che in alcune partite oggettivamente si è visto e sarebbe opportuno riportarlo in maniera più continua. È vero, c'è una squadra che probabilmente io dico una frase un po' forte, che in alcuni momenti della partita sembra che abbia poca fame. Cioè, questa è una squadra forte, sicuramente, da un punto di vista tecnico. La rosa, io l'ho già detto in tempi non sospetti, secondo me la rosa del Monza nella storia del campionato di Serie B, io di campionati di Serie B ho avuto la fortuna di vederne tanti, secondo me è seconda soltanto alla Juventus di Buondi, Del Piero, quella Juventus lì, perché a livello di nomi stiamo parlando di una formazione che annovera ex giocatori di nazionale, tante presenze anche in Serie A, quindi su questo non si discute. È vero che probabilmente in alcune fasi della partita sembra davvero che si giochi anche con un po' troppa sufficienza, almeno questo è la Questa è sensazione. l'impressione che si dà da fuori, senza, voglio dire, quello che si vede dall'esterno è questo, cioè, ripeto, sappiamo di essere forti, sappiamo che la Serie A è lì a un passo, però come si suol dire, quello che hai detto tu, c'è cioè quella fame di conquista, quella fame, quella ferocia agonistica, che non vuol dire fare falli come se non ci fosse un domani, Certo. vuol dire proprio l'approccio alla partita che delle volte non capisci perché non c'è in alcuni giocatori o magari in alterne. Ecco, io entrerei molto in questa dinamica qui, nel poter valutare poi Certo. le prestazioni. Allora, invito gli amici a casa a scriverci soltanto, ve lo ricordo per l'ennesima volta, sulla pagina Facebook di Radio Binario 7. Trasmettiamo, lo ricordiamo, su una decina di canali, però voi dovete commentare soltanto lì, altrimenti alcuni messaggi si perdono. Quindi commentate le parole di Fausto, le mie, scriveteci qual è il problema del Monza. Io volevo concludere, Fausto, questa puntata con una domanda, ma te la devo anticipare perché stavo leggendo uno dei tanti messaggi che ci sono arrivati da uno, possiamo definire così, da uno degli hater di Cristian Brocchi, ovvero Mauro Iodice, che dice: beh, noi andremo sicuramente in Serie A, comunque e nonostante tutto. Peccato però andarci così. Io
io sto col Monza, stavolta l'hashtag non è Brocchi out. E allora ti chiedo, ho la sensazione, anche leggendo questi messaggi, che questa sera non so perché sono un po' soft, probabilmente. Però posso dirmi una cosa? Probabilmente ti temono, prego. Perché, voglio dire, perché peccato andarci così? Questo voglio, sembra quasi che anche da parte dei tifosi, di tanti tifosi, di molti tifosi, si dia per scontato che si debba andare in Serie A, che si vada in Serie A, però sì, si va nonostante tutto. E allora Fausto, ti chiedo, alla fine di tutto, ma questa città, questa benedetta tifoseria, non sto parlando ovviamente della Curva Pieri, però sembra quasi che non ci sia davvero quell'amore, quella passione che dovrebbe spingere un tifoso a dire noi in Serie A ci dobbiamo andare. Non so qual è il tuo pensiero, pensiero. Intanto ti dico una cosa chiara, perché qui entriamo nella tifologia, no? Perché vedo anch'io alcuni commenti tipo un altro avvocato difensore allenatore, allora forse non avete capito il mio intervento. Non vuol dire che o Brocchi scarso non deve andare via, o Brocchi non si può commentare, o il giocatore non si può commentare, non è assolutamente così. Però se siamo tifosi vuol dire tifare, è l'etimologia del termine, è la lingua italiana, sostenere la squadra anche nei momenti di difficoltà, sostenere anche l'allenatore nei momenti di difficoltà, questo vuol dire tifare. Quando leggo non si può criticare, sì, ma fate un'altra cosa, state criticando. Allora, io tifo perché sono un tifoso e mi occupo di tifoseria. Non distruggevo allenatori in passato, francamente in alcuni casi imbarazzanti, ma perché io le partite le ho viste, le partite vere imbarazzanti, dove prendevi 5 pappine in trasferta, dovevi farti poi 1200 km per tornare a casa e andare a lavorare il giorno dopo, ok? Non mi metto ad andare contro un allenatore che è secondo in classifica, che se mi fido di questa dirigenza che spende 50 milioni per portarci in Serie A, a noi tifosi del Monza, per quanto mi riguarda ci posso andare col carretto con 30 rigori a favore che non esistono, perché assolutamente non me ne frega nulla. Cioè, questo è tifare, altrimenti non siamo tifosi. Come dicevo prima, siamo tutti commissari tecnici e direttori sportivi. Questa è la differenza tra il tifoso, ok, perché altrimenti, signori, ma lo dico proprio chiaramente a queste situazioni, cioè, quando io dico che la vicinanza a Milano è deleteria, non perché, come magari anche il tifoso di prima, che hai detto tu prima, so essere filo juventino, no? Sono abituato a un altro tipo di calcio dal palato fine, quando vedono il Monza non giocare bene, poi mi verrebbe da dire in questi 30 anni che Monza loro hanno visto giocare bene, o se il famoso Monza del Sala, dove il papà ti portava con la mano a vedere la partita, che poi hai visto la finale di Bologna, o quando andavate tutti a vedere il Monza a Ferrara, dove c'ero anch'io a Ferrara a vedere il Monza, dove c'ero anch'io per chi va a vedere il Monza. Ma a Ferrara, ve lo dico, eravamo in 2000, ma in campionato eravamo in 50. Col Carpi in campionato eravamo in 30. Ma voi che partita avete visto del Monza? Avete visto prendere 4 coppine dal Monza con i gol che faceva Cancellato quando non giocava da noi? Noi sì. Quindi quando vedo Monza secondo in classifica, lì... E posso discutere, commentare, allenatore sì, allenatore no, gioco sì, gioco no. Francamente, Stefano, ti faccio una domanda, ma tu che in Serie B quante squadre con un gioco spumeggiante hai visto? Perché io mi ricordo forse il Pescara di Zeman con Verratti, un certo Insigne, i giocatori di questo caso. Io ho avuto... avevo una bella collaborazione giornalistica quell'anno e ho avuto la fortuna di commentarlo per tutto l'anno quel Pescara, ed era una squadra fantastica, aveva una bella organizzazione di gioco, ma soprattutto aveva un giocatore che da 10 anni fa la Champions League, che si chiama Marco Verratti, che Zeman l'ha trasformato da trequartista qual era in centromediano. E Marco Verratti ogni partita mediamente metteva 10-15 palle gol ai propri attaccanti. Quando è un giocatore così è logico che crei occasioni da gol, no? Quindi tu puoi avere tutta l'organizzazione che vuoi, ma se hai un giocatore che ti mette tutti quei palloni... Anche Barberis al Crotone giocava una marea di palloni e con noi fa fatica, no? L'abbiamo preso per questo, non è stato considerato il miglior centrocampista della Serie B, sì, l'anno scorso, come anche Scaglia, che ogni tanto qualcuno si dimentica,
non dico allenatore, magari qualcuno nel commentare che rosa spaventosa abbiamo, non è stato considerato al tempo uno dei migliori difensori quando giocava nel Cittadella. Ok, però se tu hai perennemente i giocatori avversari che giocano contro il tuo modo di giocare, ok, e quindi tutti aspettano il modo di giocare del Monza, che magari sì, in alcune fasi può essere assolutamente prevedibile, per quello io magari ogni tanto mi piacerebbe vedere qualche soluzione una volta che abbiamo già fatto un campionato o comunque hanno già preso le misure al nostro 4-3-3, ogni tanto qualche situazione differente, no? Certo. Ma ciò non vuol dire Brocchi non è capace, Brocchi bravo, Brocchi sì, Brocchi no, devi essere o contro o a favore, non è questo neanche fare i tifosi, signori, cioè ci vogliono, se no diventiamo degli haters di un soggetto, ma allora forse dovevate vedere Monza con ben altri allenatori, con ben altri calciatori. Quindi io questo dico, noi siamo tifosi del Monza, non possiamo che non condividere un sogno che questa società ci sta facendo fare, e colgo anche l'occasione per fare un augurio a Adriano Gagliani, per dato che è stato colpito dal Covid, che ci associamo, grazie al fatto che dopo mi attacca ancora, non si sa mai, ci associamo. Vabbè, quello fa parte di buona guardia, come dire. Noi quando tornavamo con i furgoni, Stefano, dal sud Italia, magari quando giocavi a Manfredonia o in quegli stadi lì, e dove anche con il Monza di Sonzogni ogni tanto facevi il bollettino in contropiede. Qual è stata la trasferta più lunga che hai fatto? Allora, la trasferta più lunga che ho fatto... Crotone no. No, perché sicuramente quelle lunghe a livello di tempo sono quelle in Sardegna, perché duri tre giorni. Quindi di fatto a me spiace, ad esempio, quest'anno, perché Frosinone non ci siamo mai stati, mi sarebbe piaciuto andarci. Ci sono degli stadi che quest'anno non ci si tornava veramente da tanti anni, quindi sarebbe stato bello andarci. Però quando torni da quei posti, Stefano, che magari vai a Manfredonia, poi devi tornare su e poi devi andare a Cavalli Tirreni dopo tre giorni perché giocavi di mercoledì, o magari vai a Teramo, torni su e dopo devi tornare giù a Salerno. Mamma mia. E magari le prestazioni della squadra, fai un 1-1 risicato, dove queste partite le abbiamo purtroppo viste noi, perché non le vedevate sulla zona, le vedevamo noi, e il Monza lo tifavamo noi, con tutto il rispetto di tutti quelli che sono Monza. E quando tornavi indietro, speravi che un domani una persona come Adriano Gagliani avesse messo gli occhi sul calcio Monza, no? Perché diceva... È capitato a tutti questa stella prima o poi nella storia. Oggi è arrivata la nostra stella, un monzista più che un monzese, no? Che ha preso il Monza, poi hanno mantenuto anche l'amico Roberto Mazzo. Abbiamo mantenuto anche un po' di monzesità. Godiamoci sta stagione. Non stiamo qui a dire Dio ha fatto 10 gol col Pordenone, perché con il no, abbiamo capito che col nostro gioco le punte non fanno tanti gol, non dire che stiamo qua a raccontarcelo tutti, ok? C'è da capire, magari, perché quest'anno siamo di meno quei centrocampisti, perché l'anno scorso invece nel Monza in C segniamo un po' di centrocampisti. Certo, la qualità eravamo tanto più forti degli altri rispetto magari a quello che può essere appunto una B difficile come quest'anno. Io non dico che non bisogna criticare una prestazione, non dico che non bisogna commentarla, perché come vedete l'ho fatto anche io stasera e ci sta, però mettiamoci un po' meno di odio, facciamo un po' meno gli haters e cerchiamo di guardare un po' più le cose positive, perché ragazzi, se ci fosse stato il VAR non avremmo fatto, abbiamo perso la partita, ma chi se ne frega? Ma voi avete siamo noi a dire questa è la cosa, mettetemi la battuta per i filo juventino, no? E io dico, cioè, ma ormai l'avete visti i tre gol che abbiamo preso, i tre rigori che abbiamo preso contro la Valenzana, ve li ricordate? No, in finale? Purtroppo okay. Molti arbitraggi in un bellese Monza annullarono un gol a Roberto Corradi, che molti di quelli che ci seguono magari non si ricorderanno, un gol straregolare, un gol bellissimo, però all'epoca c'eravamo soltanto noi che queste cose non le hai viste, Stefano. Non le hai viste e vieni qua a diventare il commentatore televisivo dell'anno, perché guardi la partita su DAZN comodamente dal divano e poco prima avevi spento perché hai guardato magari Inter Milan. Cioè
È ovvio che voi nella vostra testa avete un altro tipo di calcio, ragazzi, ma il calcio noi dobbiamo parametrarlo a quello che abbiamo visto a Brianteo fino ad oggi. Poi, certo, se avremo la fortuna e la capacità di andare in Serie A, e sicuramente questa società credo che abbia tutte le capacità di dire, penso, no, di dire ci siamo andati bene, ci siamo andati male, non ci siamo andati all'ultimo, aspettiamo dal 1912, magari, ripeto, un po' di pazienza ci vuole. Il bel gioco arriverà? Il bel gioco arriverà in Serie A il bel gioco, bene. Ma anche quest'anno in alcune partite degli spazi di bel gioco l'abbiamo visto. È inutile che stiamo qua a raccontarci battute. Poi è anche vero che abbiamo visto prestazioni deludenti dove non piace magari perdere, però quando poi sento parlare di umiliazioni mi viene da ridere per quelle che veramente un tifoso del Monza ha subito. Ma di che cosa stiamo parlando? Noi le abbiamo subite le umiliazioni, in C2, in C1, quando ci trovavamo a Monzello, Stefano, non so se ti ricordi che non sapevamo se la squadra si potesse iscrivere perché mancavano 700.000 euro di fiduzioni. Oggi li prendo un giocatore. Vero. Abbiamo una fortuna enorme e purtroppo capisco che anche la vita lì fuori ci fa essere tutti un po' più negativi e magari sfoghiamo un po' la nostra negatività su una squadra che vorremmo fosse 20 punti avanti, che gioca un calcio champagne tutte le partite. Io credo che la volontà di questa società sia di farci vedere sicuramente un bel calcio, perché era un chiaro imprinting di questa dirigenza. Certo. Ma oggi abbiamo un obiettivo: andare in Serie A. Se non lo centriamo, non muore nessuno, probabilmente cambieranno, ovviamente faranno le dovute modifiche. A me quello che interessa è provare. Vedi, poi vedo Valenzana 2 su 3 c'erano di rigori, certo, va bene, 2 su 3 c'erano, grazie, non ricordate il rigore, siamo qua a giocare su queste cose qui, capito? Cioè dico, ma va bene, raga, va bene tutto, ma se voi avete vissuto 25 anni di Monza, 30 anni di Monza, ma forse anche gli ultimi 40 anni di Monza, perché poi quando sento che Monza giocava bene con Boldini ricordando certi giocatori tipo Mavillo, Geller o San Fratello, forse io con alcuni mi ci allenavo pure insieme. Avessi detto che fior fior di squadra, non a caso quando Boldini è tornato da noi ha fatto solo ridere, poi prendi Lumignani, poi ci arrivi alla fine con Radice. Cioè ragazzi, io dico, valutiamo tutto per il Monza, cerchiamo di tirar fuori, lo dico anche io, sono un conto tendenzialmente doppio filisti, perché prima o poi dovremmo fare una scelta se vogliamo andare in Serie A, se vogliamo avere una mentalità da guardiamo più a squadre tipo l'Atalanta, tipo il Verona, tipo il Bologna, tipo la Fiorentina. Dove c'è veramente un attaccamento. Tutte le altre squadre che esistono nel calcio italiano, tranne tre. Tutte. Noi siamo il Monza. Guardiamo che cosa vuol dire. Cioè, oggi contestano il Toro. Ma perché contestano il Toro? Non è che tutte le squadre che non vincono, che non sono su là, ogni giorno hanno queste massacrate a allenatori, a giocatori. Puoi giocare a Balotelli, non puoi giocare a Balotelli. Boateng cammina, Boateng non cammina. Boateng ha personalità, tira rigore, poteva tirarlo Balotelli. Ho sentito dire l'ultima che anche Mota ultimamente scarta anche se stesso. Ok, l'ho visto anch'io l'ultima partita di Mota, non l'ha fatta benissimo. C'erano dei momenti dove avrebbe dovuto allungare la squadra e magari favorire l'inserimento di Barilla. Invece gli lasciavo l'uomo lì col terzino che praticamente ne curava due e sentivi Brocchi che diceva allungala Dani, allunga la squadra, ok? Quindi ci sono ancora delle dinamiche che sicuramente sono da mettere a posto. Poi magari salta un uomo con De Enrico che ha fatto un bellissimo movimento a tagliare portando via un difensore centrale, lascia lo spazio a Dio, vuole saltare anche il terzo invece di mettere una palla filtrante. Qui sono anche gli errori tecnici di cui ogni tanto si parla, ma ne possiamo parlare, ripeto, come possiamo parlare che ogni tanto puoi cambiare anche il modulo, avere degli interpreti che non giocano solo sulle fasce, ogni tanto si intercambiano, vengono un po' più nel mezzo, quindi creano delle difficoltà, ma credo che magari verranno anche messe in pratica queste cose, oppure ci sarà il diktat societario, non lo so, che si vuole giocare in una determinata maniera e bisogna giocare così. Io questo non lo so, non lo sapete nessuno di voi, però sappiamo tutti che abbiamo un grande sogno, la Serie A, quindi rimiamo dalla stessa parte, critichiamo perché è giusto criticare, commettiamo perché è giusto commentare, non esageriamo perché se ci chiamiamo tifosi un po' forse tifiamo. Ricordo come sempre di commentare sulla nostra pagina Facebook, naturalmente ci sono anche commenti dei
del popolo, che è ampio, per nascondersi del Brocchi out. Leggo un messaggio di Andrea Sormani: anche Dio Pordenone ha fatto 10 gol in un girone e qui in 6 partite non ha visto un pallone. Tutto quello che tocca Brocchi lo rovina, sempre forza Monza comunque. E poi Mario, fatti una domanda, Fausto, penso, su Barberis e sugli attaccanti. Qua perché sembrano tutti scarsi? Ma io le domande me le faccio, ma io vi do anche delle motivazioni. Cioè, come ho anche detto, Barberis non giocava così nel aveva un altro tipo di gioco, giocava più la palla. Ma voi pensate a che quanta corsa fa quel playmaker di centrocampo del Monza, che te lo trovi a chiudere in ogni punto del campo, e in fase offensiva ha perennemente un uomo che non lo fa giocare, che sia Scozzarella, che sia Barberis, che sia ripeto prima Fossati, che molte volte anche Corbetta, se non ricordo male, la settimana scorsa ha detto che per avere un po' più di respiro quel playmaker di centrocampo spesso e volentieri viene sulla linea del difensore a prendere il pallone, perché fanno fatica. Cioè, ragazzi, esistono anche le squadre avversarie che giocano contro di noi, e loro giocano contro di noi, per quanto voi poi diciate che hanno un gioco, partono con una fase difensiva che è molto forte. Poi sicuramente sì, ci sono giocatori che sicuramente sono sotto prestazione, magari sono anche fuori posizione, fuori ruolo. Io questo io non sto difendendo nessuno. Voglio semplicemente capire come mai c'è un attacco così feroce. Questo mi piacerebbe ad alcuni di questi soggetti chiederlo, no? Mi commenti dei nomi che io, alcuni non li ho mai visti commentare Monza negli anni, quindi sono tutte new entry. Però dire che non ci sono soltanto commenti negativi. Mi piace questo messaggio, ho sorriso prima, da parte di Massimiliano Di Mambro, che ti dice: Fausto, non ti preoccupare, tra 2 anni dovrai andare a Parigi il mercoledì per la Champions e la domenica a Napoli per il campionato, fatti pagare da Gagliani le trasferte, ovviamente. Ma io in realtà non mi preoccupavo neanche quando andavo in C2 e in C1, quindi lo ringrazio per l'assist, ma ripeto, io tifo il Monza, sono innamorato dei colori biancorossi come molti di voi, e sono il primo a essere deluso quando vedo delle prestazioni sottotono, delle partite che non sono positive. Però forse ho talmente tanto la scorzatura che è maturata in questi anni, e dove voglio veramente godermi un sogno, che è quello che stiamo vivendo, certo, sperando di portarlo a termine nella maniera migliore possibile. E poi i risultati, come purtroppo nel calcio, fanno la differenza. Ci sono anche dei filo interisti tra i tifosi del Monza, ma io non mi ricordo che una certa Inter di Mourinho ha vinto il triplete giocando partite cesse con il Chelsea o contro altre partite, no? Se magari non c'era un contropiede di Eto'o verso la fine, dove aveva la capacità Mourinho di far giocare gente come Eto'o, che subito dopo, con l'allenatore successivo, non voleva più sacrificarsi come faceva con Mourinho, Pandev, che praticamente erano i terzini aggiunti. Ecco, però stiamo parlando anche di giocatori e di una certa anche qualità, no? Che, con tutto rispetto di quelli che abbiamo, insomma, è tutto un altro tipo di discorso. È passata la storia per un calcio spettacolare? No, ma ha vinto. Allora, io quello che intendo, visto che un po' le partite in Serie A negli anni, anche se a me annoiano, o comunque non mi ha dato mai molto interesse, ne ho guardate poche, però insomma, queste grandi squadre ogni tanto ti piaceva guardarle, giusto anche per vedere un attimino come giocavano tutto, perché poi noi invece vedevamo un calcio dove su 3 che andavano sul fondo, forse mezzo cross non arrivava, e quindi eravamo abituati ad un altro tipo di calcio. Eravamo abituati ad un altro tipo di calcio. Voglio dire, noi oggi siamo qua per commentare sicuramente delle prestazioni sottotono. Secondo me c'è anche un discorso, come hai detto tu, caratteriale che non aiuta. Non è solo un discorso tecnico, dal mio punto di vista. Non esiste solo un problema quando magari le prestazioni non sono come si vuole, però esiste una soluzione. La soluzione è il cambiare un addendo, è un trovare una forza di gruppo, un trovare una coesione che ti permette di superare momenti di difficoltà. Questa situazione tutte le grandi squadre hanno fatto. Io mi ricordo che anche Allegra, la Juve, li sputavano sulla macchina, non lo volevano, adesso però lo rimpiangono, sbaglio. Ilde Mancellotti è dovuto andare via. Cioè, usciamo da questa logica del fare il tifo, che non hanno gli ultras di quelle squadre, ma hanno
la mentalità dei tifosi di queste squadre. Ripeto, siamo più tifosi e un po' meno criticoni, che lo so che è un po' anche il marchio di fabbrica di questa Brianza, no? Che la gente borbotta sempre, non gli va mai bene nulla. Però, cioè, cerchiamo di non tirar fuori nulla, anche perché poi tra questi commentatori seriali di Brocchi, voglio capire quanti di loro hanno magari fatto mezza parte di calcio da qualche parte, o hanno, come avrebbe detto un Lidl a un'altra persona che non voglio citare, e beh certo, ha fatto l'allenatore lì, ha fatto di qui di qua, ma sostanzialmente di cosa stiamo parlando? Allora, cioè, andiamo a veramente a concentrarci su questo, sono che stiamo vivendo, che non vuol dire, ripeto, commentare negativamente le prestazioni, che non vuol dire criticare l'allenatore, che non vuol dire criticare il giocatore, che non vuol dire far questo. Però, mio Dio, siamo tifosi del Monza? Lo diciamo sempre, anche se molti sono gli improvvisati dell'ultima ora e poi sulle loro copertine di Facebook hanno tutt'altro che Monza, magari non conoscono tre partite dell'anno scorso o di 4 anni fa, va bene, oggi sono i nuovi tifosi, va bene tutto. Però cerchiamo di essere comunque obiettivi e parametrare tutto a quello che siamo sempre stati. Anche qualche messaggio positivo, dai Fausto. Raffaello Nava, chi tifa veramente il Monza in questo momento, pensa solo e tutto il giorno alla Serie A, non può nemmeno pensare di contestare ferocemente la squadra che ama. E poi Lorenzo Ecclesiastico, trasferte nei campi come scanso rosciate, Ponte San Pietro, mamma mia, che ricordi che portano alla Serie D. Tra poco, Fausto, voglio il tuo miglior 11, o meglio la formazione che schiereresti tu in questo momento, visto che abbiamo analizzato tanto il Monza quest'anno. Prima però una piccola parentesi, visto che hai parlato di monzesità, ad Andrea Del Rico, perché insomma hai parlato bene di Cristian Brocchi, insomma hai difeso certe sue scelte, però a un certo momento della stagione vi siete un po' arrabbiati, insomma, per quella scelta di lasciare fuori Andrea Del Rico, anche se adesso è tornato in squadra, è stato convocato nuovamente e domani mi dicono che ha anche qualche chance di partire dall'inizio, poi vedremo. Dimmi un po' la tua su Andrea Del Rico. Io ripeto, noi non è che da tifoso, da curva, non diciamo le cose come le pensiamo, o dobbiamo essere o sempre a favore o sempre contro, perché non esiste questa posizione. Lo dico chiaramente, quindi quando dobbiamo dire, come ho detto anch'io prima, che in alcune partite mi sarei aspettato qualcosa di più anche dal punto di vista tattico, l'ho detto chiaramente, non mi sembra e lo riconfermo. Da un punto di vista anche di giocatori, idem. Del Rico, ovviamente c'è stata, diciamo, una piccola nostra presa di posizione su l'escudolo della rosa, perché Del Rico è un giocatore che, per chi ha memoria, ripeto, però bisogna aver vissuto determinate stagioni, un giocatore che quando poteva andare a prendere 90-100.000 euro in squadre più blasonate del Monza, che ne dava 30-35, ha preferito prenderne meno della metà e rimanere a Monza, regalandoci delle prestazioni molto belle, regalandoci delle partite importanti e facendoci assolutamente gioire delle sue prestazioni, dei suoi gol, lui e ovviamente anche la squadra. Certo. Quindi ovviamente ci teniamo a un certo profilo di non prenderlo e accantonarlo come se non ci fosse un domani, magari tirando fuori un po' di non prestazioni positive a livello di allenamento. È anche vero che Andrea non è che quando è entrato o ha giocato dall'inizio ha sempre convinto. Io lo dico chiaramente, ripeto, per essere chiari. E magari ogni tanto anche un po' di, come dire, un po' di bastone carota, tutti i giocatori fa bene, no? Quando il profilo poi è sempre quello. Andrea, ad esempio, a me è piaciuto domenica quando è entrato col piglio giusto, è entrato con i movimenti giusti, ha fatto 2-3, ovviamente non c'è tantissimo tempo, ma ha fatto comunque 2-3 giocate carine. E quindi è un giocatore in una stagione come questa, come quasi tutti gli altri, dove magari hai 30 minuti, hai 20 minuti, hai un quarto d'ora, chiunque entra deve far vedere di potersi meritare quella fiducia e quel gioco e quella posizione in campo.
magari poi arriva l'occasione di partite ravvicinate come questa, che lo vedi particolarmente in palla, e anche per dare dei turni di riposo a quelli che vengono considerati magari titolari in questo momento, come può essere ovviamente un Barilla, che magari rispetto ad altre partite, anche le ultime, forse era un po' sottotono, magari anche ma, diciamo, a livello anche un po' di fiato, perché poi quando porti tanto la carretta magari fai anche un po' fatica. È bello sapere di avere giocatori motivati, pronti ad entrare, che vogliono dare il loro e che sostanzialmente non rivoluzionino ancora il modo di giocare, perché altrimenti saremmo al solito discorso, cioè ogni volta più formazioni diverse, i giocatori non si conoscono, si conoscono sempre meno e si fa sempre fatica. Ovviamente una struttura c'è, andando alla tua, il centrocampo che ultimamente stiamo schierando, forse in determinati momenti è la migliore soluzione che abbiamo a disposizione. A me piace molto per come interpreta il gioco Ghirchi davanti, perché comunque aiuta molto, pressa molto, che il Mota di qualche partita fa è insostituibile, il Mota di oggi magari anche lui qualche minuto di recupero forse può anche averlo. Dio è un giocatore che mi piacerebbe vederlo giocare come D'Alessandro, però ripeto, in quanti giochiamo in 20, ecco, cioè si fa fatica, certo, nel mondo di oggi dare una vera squadra titolare, no? E questo è uno dei problemi belli, difficili, che deve avere un allenatore che vuole vincere tanto. Quindi certo, sicuramente la squadra che potrebbe andare in campo domani a Frosinone è una squadra che può essere una squadra molto positiva, se ho visto un po', quindi con Dio, Kircher voglio dire Mota, no? Col fatto che ogni tanto, perché no, avere, quando vedi che le squadre avversarie prendono delle misure un po' troppo su di noi, c'è stato uno scampolo di partita, se non ricordo male, che Brocchi aveva messo a fare la seconda punta Mota dietro la prima e aveva tenuto larghi, adesso non mi ricordo, Dio e D'Alessandro, che comunque provare ogni tanto, quando vediamo che la partita è un po' stantia, qualche cosa anche noi di un attimo differente, sicuramente questa squadra ha la possibilità di poterla mettere in campo. Allora, a proposito, Fausto, del Monza che fu, ci seguono tanti ex biancorossi, ci ha mandato un messaggio Luigi Sorrentino, ex portiere del Monza in Serie C, che se non ricordo male in una partita venne anche in curva insieme a Gasbarroni, Grauso, Vita, non giocò tantissimo, ma era un personaggio, un portiere davvero molto molto simpatico. Polenghi anche era venuto, anche Polenghi era venuto quella volta in curva. Polenghi, insomma, quello è stato un Monza. Mi ricordo che alla fine di quel ciclo avevate fatto uno striscione che anche adesso, a distanza di tanti anni, mi fa ancora venire i brividi. Insomma, quella è una squadra che ci fece innamorare, perché era una squadra in un momento di difficoltà di quella squadra. Noi siamo andati in una partita difficile, questo capite che cosa vuol dire il tifo, a mettere questa sessione non esiste sconfitta, ma è quella di chi lotta, che loro hanno preso a monito, hanno portato uno spogliatoio. Hanno fatto una partita bellissima, sì. e diciamo una stagione partita con dei punti di penalizzazione che avremmo vinto, un Monza che in C2 sicuramente aveva fatto un buon calcio, era sicuramente quello, non è la prima volta che lo dico, con degli interpreti ovviamente importanti, ma anche lì io mi ricordo che Gasbarroni, quando era arrivato, era stato assolutamente criticato, bollato come giocatore finito. Una squadra che ha fatto, che ha dato tante soddisfazioni, ce l'ha date, perché ripeto, non bisogna andare in Serie A per gioire per una squadra di calcio, no, assolutamente. Perché una passione, quando è la tua squadra, comunque la sostieni, vedi che il tuo contributo può essere un contributo positivo, aiuti, e i giocatori lo sentono, lo avvertono. Quando io ho visto Alessio Vita andare via, l'ultima partita l'ha fatta Novara con una bellissima prestazione, infatti si è fatto poi il campo, è venuto a regalarmi la maglietta, è venuto lì sotto quasi piangendo, per dire che gli dispiaceva tantissimo andare via da Monza, perché gli avevamo dato tanto. Vedere questi giocatori che poi ci ricordano per quello che siamo sempre stati noi tifosi del Monza, il nostro piccolo, come curva, cioè non vi sostiene nessuno, vi sosteniamo noi, ci siamo, cerchiamo di essere con voi in campo, oggi non possiamo farlo, quindi poi, come penso che anche molti tifosi, cioè io poi con alcuni magari ogni tanto mi arrabbio anche quando vedo certi commenti, io sono convinto che se fossimo un po' tutti allo stadio oggi, potremmo
condividere di più determinate giocate, situazioni di gioco, magari partite negative che col tuo contributo riesci a girare in positivo, hai un'altra visione. Cioè una partita come quella col Chievo, no? Vedendola sugli spalti, vedi sofferenza nel primo tempo, vedi chi la porta a casa nel secondo, poi potevi fare il due con Barilla, vedi comunque poi una reazione. Sono quelle partite che vivendole dallo stadio, per tutti i tifosi, sono una cosa diversa rispetto a guardarla freddamente da casa. Dove io credo che uno dei problemi di quest'anno del Monza sia proprio la mancanza dei tifosi, perché secondo me quest'anno ci sarebbe stato un grandissimo entusiasmo in casa, ma anche in trasferta, perché poi insomma sarebbe stato il Monza di Berlusconi. Credo che sul carro sarebbero saliti tanti tifosi, no Fausto? L'abbiamo già assaggiato, un po' a Firenze l'anno scorso. Io mi sono stupito di vedere la terza domenica di agosto 300-350 tifosi al Franchi di Firenze per una partita di Coppa Italia. Ma e che partita, anche perché forse ce la dimentichiamo, no? Visto che il Monza di Brocchi gioca male, vorremmo andare a rivedere quegli 80 minuti di Fiorentina-Monza. Certo, i nostri ragazzi, che ne vedo qualcuno commentare, ne saluto uno in particolare che è Cristian Reati, che adesso vive in Irlanda, che era andato tra i pochi che era andato a Benevento in pieno agosto, e anche lì hanno avuto una grandissima soddisfazione, una squadra che poi ha battuto e che ha vinto il campionato. Quindi, campionato, certo. Sicuramente lo stadio manca tantissimo, sicuramente noi subiremo l'effetto, come stiamo già vedendo, di questa nuova ondata di tifoseria che fa fatica, secondo me, a calarsi nella parte del tifoso del Monza, con la storia del tifoso del Monza, che dovrebbe un attimino un po' più mettere nel cassetto, non il Monza quando il Monza va in C2, e ricordarsi a quando era lui, se era un mito per Temuriani, ma magari ricordarsi tutta la nostra storia, i nostri patimenti, la nostra sofferenza, e magari essere un po' più morbido, che ripeto non vuol dire poi commentare negativamente delle prestazioni o un allenatore che fin quando è in Monza, per quanto mi riguarda, è un allenatore. Poi questa società, se non lo riterrà opportuno, farà quello che dovrà fare, dato che di qualcuno dobbiamo fidarci, no? Ok? Quindi se così è così. Però ripeto, poi non dimentichiamoci che poi sono delle partite che comunque rimangono nella storia recente dei tifosi monzesi, che purtroppo ricordano solo le grandi, la finale di playoff, perché lì c'erano tutti, la partita di Ortona, la partita col Chievo in casa nel 92, la partita col Genoa di Preziosi, anche se non eravamo poi così tanti. Ricordano magari gli apici, perché quando c'è il playoff, la finale, arrivano tutti e tutti ti dicono: ah, ma io il Monza lo seguo, l'ho seguito sempre il Monza. Sì, poi magari non sanno cosa vuol dire seguirlo veramente sempre, che non vuol dire solo non mi voglio attaccare ai discorsi ultra, sa quante trasferte poi le persone fanno, ma cioè ce l'ha un motivo, perché quando andiamo fuori dalla Lombardia c'è il nostro Puma di 50, no? Tutto sto amore. E cioè io penso che sia una cosa, quando vedo tanto odio in certi commenti, vorrei vedere al contrario anche tanto amore, no? Perché lo capirei di più. Quando di alcuni tifosi che... Sempre questo il concetto. Commentano... Dopo la sconfitta 700, no? Certo. Dopo una vittoria 50, 70... Allora dico, cioè, io, e questo è il contraltare. Allora io posso capire che ci sono tifosi che oggi hanno sofferto tanto, vedono questa lì, e quando vedono Monza giocare male si incavolano come delle bestie, no? Ma anch'io dentro di me, ovviamente, ripeto, solo che io di solito la mia arrabbiatura la sfogavo cantando, facendo cantare, quindi stando vicino sempre di quella squadra fino all'ultimo momento, quindi avevo un altro approccio nel tenermi invece il cambia o insulti personali, robe di questo tipo lì, o a giocatori, no? Quindi ti dico, sicuramente lo stadio sarebbe completamente un'altra cosa. Vedere il Monza oggi allo stadio sarebbe completamente un'altra cosa. Ma tornando al discorso di prima, anche questo odio, secondo me, godendo di più, quindi ripeto, quando poi godendo di più anche la squadra, vedendola allo stadio, sentendosi più partecipe, ripeto, pur capendo chi il Monza ha sofferto tanto, quindi lo vede così, mi piacerebbe vedere anche tanto amore, no? Cioè,
perché credo che siano il rovescio della giusta medaglia, non della stessa, ma della giusta medaglia. Quindi critico tanto un allenatore che non mi sta facendo vivere il sogno come lo vorrei vivere io, perché ho seguito il Monza sempre, tanto, ovunque, e adesso che ce l'ho lì, no, è quella cosa che credo che tu sia quella persona che in questo momento non me la stia dando, no? Lo posso capire di più quando invece vedo dei tifosi improvvisati che fino all'altro ieri il Monza non vedevano e tendenzialmente passano le settimane a criticare che cosa succede nel derby di Milano o delle altre robe. Essere così anche criticoli con Brocchi mi viene un po' da ridere, ecco, perché dico, ma Certo, cosa chiaro, c'è? chiaro. Poi, in realtà, in Italia quando c'era una rossa facciamo tutti vela, quando c'è la boxe siamo tutti boxer, quando a Mondiale di Calcio sono tutti CT, quando cambia il governo siamo anche tutti Presidente del Consiglio, quindi voglio dire, ci sta, fa un po' parte del nostro costume anche vedere questa cosa. Però adesso ti invito a fare il commissario tecnico, visto che siamo in chiusura. Commissario tecnico del Monza, allenatore del Monza. Cioè, in questo momento vorrei chiedere al Fausto Marchetti, esperto di calcio, ex, tra l'altro lo ricordiamo sempre, calciatore della primavera del Monza. In questo momento tu, Fausto, che formazione schiereresti e con quale modulo? Allora, questa è una domanda cattiva. Allora, no, io ti dico la verità, sono convinto che oggi la formazione che potrebbe andare in campo a Frosinone potrebbe essere una buonissima formazione. Ma per te la sai già? La sai già la No, formazione? non lo so già, non, no, però dico, il fatto che tu oggi abbia, in questo caso, Boateng e Balotelli fuori, che indubbiamente possono essere un valore aggiunto, ma anche per certi versi un po' un freno, no? Sotto certi punti di vista, possono dare anche la libertà di poter dire ad altri giocatori che magari si sentono un po' più in ombra quando ci sono queste figure comunque anche molto molto importanti da un punto di vista di palmarès calcistico, poter essere un po' più liberi e dire: ok, questa è la mia partita, voglio fare molto bene. Quindi in questo momento io, ripeto, vedere in campo Gyökeres, poi ovviamente io non sono allenatore Ah, e certo. preparatore atletico, quindi bisogna capire anche le condizioni, no? Vedere sicuramente Diop, Gyökeres e Dani Mota, che ogni tanto, perché no, c'è qualche interscambio anche nelle posizioni, creando magari meno punti di riferimento agli avversari, sicuramente davanti, visto che poi tanto tutti parliamo quasi solo esclusivamente della tre quarti offensiva, sarebbe una cosa molto positiva dal mio punto di vista in questo momento. Anche se poi ho visto un D'Alessandro che sicuramente quando è entrato, se non ricordo male, a Vicenza, ha un ottimo spunto, può anche lui fare molto bene. Quindi abbiamo già una soluzione dove, perché no, a un certo punto uno si può anche inventare di tenere tutti e quattro in campo insieme, ripeto, facendo sacrificare un po' più i due esterni e giocando con a centrocampo una sorta di triangolo inverso, no? Non dove c'è un punto basso e due alti, ma magari due bassi e uno un po' più alto. Questo magari, ripeto, poi ovvio che se una squadra gioca come il Monza partendo da dietro, quindi ha già dei meccanismi di uscita che molti non li vedono probabilmente, ma in realtà esistono, perché tu vedi quando la palla gira sul terzino, quando la punta l'esterno alto viene incontro, vedi tagliare dietro le spalle del difensore, cioè il frattesi di turno in Barilla cercando di allargare la difesa avversaria, dovrebbe venire la punta incontro, dovrebbe esserci anche la soluzione al passo centrale. Quando non c'è questo, ma arriviamo lì, tendenzialmente riusciamo a girare con Belluscio abbastanza velocemente dall'altra parte, dove prendiamo Carlos in questo caso, e lo prendiamo sempre abbastanza alto verso la tre quarti, quindi riusciamo ad uscire, cioè ci sono dei meccanismi abbastanza consolidati con questo modo di gioco in questo momento. Perché ricordiamo che un conto è cambiare i tre di centrocampo, diversamente è un po' più complicato rispetto magari ad avere un trequartista a due punte o ogni tanto ad allargare le tre punte e farle diventare due esterni, no? Certo. Perché vai a togliere anche quello che comunque è una difesa importante, perché se magari è vero che Scorzarello, Barberis o Fossati non hanno magari mai inciso tantissimo sulla fase offensiva, ripeto, solo nelle partite dove per anche
motivazioni di gioco avversarie, tipo la Salernitana dove giocava con un 5-3-2, se non ricordo male, quindi, e le due punte ballavano sull'andare a pressare gli attaccanti, quindi avevamo un giro di palla sulla mediana, non in difesa. Ecco, tranne quelle partite lì, la fase difensiva che fanno questi tipi di giocatori, ricordiamo che noi siamo la miglior difesa del campionato, la fase difensiva del playmaker del centrocampo è fondamentale per, diciamo, attutire quello che è il nostro modo di attaccare, cioè avere i terzini che spingono molto. Poi magari in televisione si fa fatica, ma voi molte volte abbiamo già, quando giriamo la palla, sia Carlos che Donati, già sulla linea dei centrocampisti molto, molto alti, che se non avessimo Scozzarella, Baresi di turno, o il Fossati prima, che faceva un'ottima fase difensiva andando a proteggere ovviamente i due centrali, ovviamente avremmo sofferto molto di più. Okay? Quindi quello che perdiamo magari in fase di lucidità, in fase offensiva, sicuramente in questo modo lo andiamo a recuperare avendo un'ottima difesa. Ecco, quindi ti dico, io oggi giocherei, come ti ho detto, con questi tre giocatori, con un D'Alessandro pronto per entrare, e poi voglio dire, già così siamo messi bene. Difesa, al di là anche di Bettella, di due prestazioni magari non ottimali, un Pirola che comunque abbiamo tenuto e ci sta dando delle soddisfazioni importanti. Abbiamo uscito prima comunque Scaglia, e Belluscio mi sembra ormai un giocatore dal quale non possiamo farne a meno, ma anche per la. Diciamo che in Sardegna, quando ero ad Olbia, abbiamo incontrato. Io sono tornato in aereo, la foto è andata in nave, sono in aereo. Ovviamente, diciamo, abbastanza divertito dalla partita, che avevamo fatto una bellissima prestazione con l'Olbia l'anno scorso. Ho guardato i giocatori in aeroporto e ho detto proprio a Bellucci: ma tu cosa ci fai in una categoria del genere? No? Ma proprio per la personalità che dimostra, e lo vedi richiamando Balotelli, essendo comunque molto presente sul campo, anche se ogni tanto, a parte che a me i giocatori così mi piacciono, con qualche ammunizione di più, ma che ti fanno sentire i tacchetti quando devono farla sentire. E anche lì, guarda che entrata che ha fatto Bellucci. Ah, cioè, quindi se i giocatori che entrano non vanno bene, se i giocatori che. Comunque è un giocatore dal quale non possiamo prescindere perché dà una certa personalità alla squadra. Quindi diciamo che non possiamo dire che siamo messi male, ecco, un giocatore. Allora, voglio chiudere Fausto con un messaggio che manda un ragazzo della curva che tra l'altro da questa stagione collabora anche con noi, che si chiama Alessandro Baldoni, e ti scrive: non è una domanda la mia, né un commento sul calcio giocato, ma un ringraziamento. Grazie Fausto, grazie per essere stata una delle persone che mi ha dato la possibilità di crescere in un determinato modo. L'ingresso in questa grande famiglia chiamata Curva Pieri è stata e sarà sempre il più grande insegnamento che potessi apprendere come stile di vita, oltre che una grande fortuna per me. Non scorderò mai quando, dopo quel Monza Pordenone, in lacrime per la gioia, ti ringraziai come se fossimo stati parte integrante di quella salvezza. Grazie Fausto per avermi fatto scoprire la vita più bella del mondo, accompagnando i colori più belli del mondo. Mi sembrava doveroso chiudere con Non è questo. È romantico? romantico, romantico, assolutamente. Fausto, grazie, è sempre un piacere averti qui a. Grazie a te Stefano, buona serata a tutti e forza Monza. Abbiamo fatto tardi, ma credo che ne sia valsa la pena, no? Assolutamente sì, dai, è sempre un piacere, è bello, poi è bello esprimere pareri, ripeto, quando la passione esce, tra ricordi, aneddoti, critiche, tutto Certo. quello che può essere. Insomma, questo è lo sport più bello del No, però mondo. ti faccio una promessa, ti faccio una promessa. La prossima volta concordiamo la tua ospitata il lunedì, Quando vinciamo, quando per vinciamo, perché favore. altrimenti tutte le volte vieni dopo una sconfitta, un pareggio, una partita un po' così così, se no sembra che lo facciamo apposta. Quando Dai. vinciamo, dai, tanto sai che ho le spalle ampiamente larghe, quindi figurati. Mi Assolutamente, fa assolutamente. piacere essere anche in certi casi, come lo siamo sempre stati, in questa fase un po' poetica, l'ultimo baluardo della monzesità, quindi va bene così. Grazie Fausto, un abbraccio, a presto! Ciao a tutti, grazie Stefano. Ciao, ciao Fausto. Beh, è stata una bella chiacchierata, stavo vedendo il nostro counter qui sotto, un'ora e mezza, mamma mia, 90 minuti, una bella chiacchierata con Fausto Marchetti, spero che vi sia piaciuta, guardando insomma qua e là anche i dati
dati, e vedo che sono arrivati veramente tantissimi commenti, tante cose che ci hanno scritto da tutta Italia, e non solo. Adesso, ragazzi, pubblicità, poi andiamo da Simone Schillaci per l'aggiornamento per quanto riguarda il trofeo Binario Sport. Avremo un collega da Firenze, Andrea Giannattasio, che ci farà il punto sulla trattativa per Ribéry. Ci sono degli spiragli davvero davvero molto molto importanti anche su questo fronte. Insomma, è ancora e resta una puntata calda. Non andate via, pubblicità, e ci vediamo tra poco. Da 50 anni Termotecnica Monzese, centro di assistenza tecnica autorizzata su caldaie e scaldabagni, oltre a trattamento acque e condizionamento. A Monza, via Stucchi 62/17. In diretta la partita della tua squadra, un'amichevole estiva, un evento importante oppure una conferenza stampa, lo puoi fare con noi sui tuoi canali social Facebook e YouTube. Noi ti daremo l'opportunità, con una regia TV e l'utilizzo di diverse telecamere, di trasmettere in diretta il tuo evento sui canali social, ma soprattutto di interagire in tutto il mondo con i tuoi fan e gli addetti ai lavori. Possiamo trasmettere la tua partita utilizzando una regia TV, diverse telecamere, interventi a bordo campo, ma soprattutto durante l'evento possiamo mandare in onda i tuoi spot sotto forma. Eccoci qua in diretta. Allora, vado a leggere alcuni messaggi prima di collegarmi con Simone Schillaci, che vedo già in diretta. Stefano Spera: comunque complimenti a Fausto Marchetti, perché oltre ad essere un grande appassionato è anche molto competente. Beh, ripeto, prova calcio, quindi voglio dire, ne sa. Andrea: se Brocchi capisse di calcio come te, Fausto, saremmo già in Serie A. E poi un messaggio un pochino più sotto: io c'ero, trasferta fantastica, scrive Lorenzo Ecclesiastico. E allora siamo pronti per andare dal nostro Simone Schillaci, collegato con noi per fare il commento sul trofeo Binario Sport. Ma prima un veloce commento anche sull'ultima partita Monza-Cittadella, che Simone ha commentato su Monza a caldo. Ciao Simone, ben trovato. Ciao Stefano, buonasera a tutti. Scusami, abbiamo fatto un po' tardi con Fausto, però ne valeva assolutamente la pena quella di andare a trattare tante tematiche. Ecco, ciò detto, analizzata un po' la partita con Fausto, vorrei chiederti velocemente anche la tua opinione, no? Visto che comunque hai dovuto anche un po' moderare a fine partita i tanti commenti che sono arrivati sulla pagina Facebook di Monza News. Devo dire che è stata una bellissima chiacchierata quella con Fausto, ha toccato tantissimi argomenti. Io penso che sia stato un pareggio importantissimo, come ho detto anche nel consueto appuntamento con Monza Caldo, perché il Cittadella non era un avversario facile da affrontare, come del resto non è nessun avversario di questa Serie B, che è un campionato storicamente molto ostico. Comunque, per citare alcuni esempi del passato, io sono andato a documentarmi ad esempio sull'Empoli di Sarri, che il primo anno fece vedere trame di bel gioco, però nonostante ciò non andò direttamente in Serie A, nonostante avesse comunque una grandissima squadra. Quindi io credo che ci possano essere anche tantissimi altri esempi, ricordo il Palermo, ricordo il Verona, che il Cagliari, che magari non hanno centrato la Serie A nel primo anno. Credo che si sia vista qualche difficoltà, è indubbio, perché la squadra ha faticato a trovare lo spiraglio nell'ultimo passaggio, gli attaccanti, in particolare Balotelli, Ricci, non sono stati molto, molto serviti, non sono riusciti a creare
grande scompiglio, però io credo che sia anche una questione relativa sia al tempo di ambientamento, come spesso ripeto, ossia al fatto che comunque giocatori nuovi come Diab, come D'Alessandro, come Ricci, Scozzarella abbiano bisogno comunque di tempo per integrarsi al meglio in una macchina perfetta, e poi anche il fatto che comunque il campionato parla in ogni partita una storia a sé, quindi è sempre difficile, e io credo che comunque a dispetto di tutto il pareggio sia stato un risultato comunque nonostante tutto importante, perché tiene il Monza lì per poterci entrare al secondo posto e rimane agganciato comunque all'Empoli. Abbiamo citato Monza Caldo, che è un'idea, un format a cura di Simone Schillaci. Questa sera non abbiamo tempo di mandare in onda il promo, ma vi ricordo l'appuntamento domani poco prima delle 19 con Simone Schillaci. Potete intervenire in diretta, potete apparire come facciamo noi in video, ma soprattutto commentate, mi raccomando, la prestazione di domani dei biancorossi in quel di Frosinone. A proposito, dobbiamo andare invece su un'altra iniziativa di Simone Schillaci, ovvero il trofeo Binario Sport, Simo, per andare a eleggere il giocatore di giornata. Forse un po' sorpresa, prego, chi è? Sì, devo dire un po' sorpresa, ho scelto Dani Mota come migliore di Monza Cittadella. Devo dire, ero indeciso tra lui e Giuseppe Bellusci, perché Giuseppe Bellusci sta crescendo sempre di più nelle sue prestazioni, l'avete sottolineato anche prima, è fondamentale all'interno dello scacchiere di Cristian Brocchi, però io credo che comunque Dani Mota, nonostante la prestazione, soprattutto nel primo tempo, Dani Mota non è stato troppo preciso, ha cercato spesso l'assolo personale, però io credo che comunque sia stato fiamma viva, abbia lottato su ogni pallone come se fosse l'ultimo, ed è da premiare secondo me il suo attaccamento alla causa, perché noi ogni volta ci ritroviamo a commentare le partite del Monza e Dani Mota comunque è sempre lì a creare grandi occasioni, e nonostante ce ne siano state poche comunque hanno portato la sua firma, credo, nella partita col Cittadella. E devo dire che comunque l'hanno indovinato in tantissimi, vado velocemente a leggere i nomi: Lorenzo Ecclesiastico, Carmelo Lomartire, Riccardo Fabbrica, Roberto Valdameri, Fabio Nava, Giuseppe Marinelli Fachile, Paolo Bordin, Filippo Bramati, Giovanni Pessina, Simone Castelli, Gigi Desio, Roberto Rivoli, Davide Perazzollo, Salvatore Caramella, Sasà Schillaci, Daniele Beretta, tifoso monzese di tribuna, e Massimiliano Di Mambro. Questi sono i vincitori di questa giornata. Per una classifica, Simone, che cambia in che modo? Cambia notevolmente, perché abbiamo diversi di voi che hanno indovinato e occupavano già le posizioni alte. Vediamo un Roberto Rivoli in fuga, quota 9 punti, sempre più diretto verso il primo premio, che è, come voglio ricordare, il keyway ufficiale della Cimonza. Poi al secondo posto Lorenzo Ecclesiastico, che sale a quota 7, Davide Perazzolo e Massimiliano Di Mambro, che se non erro erano a quota 5 punti, si staccano a quota 6, Lorenzo Scioli, Matteo Greco, Daniele Ricotta, Filippo Bramati, Simone Castelli a quota 5, poi la solita coda di persone. Perdonami Simo, Rivoli è a quota 9? Rivoli a quota 9. Ah, ok, no, perché stavo vedendo adesso in onda la grafica che è a 8, forse c'è stato un problema di caricamento delle... La classifica è dopo 19 o 20 giornate? Dopo 20 giornate. Ah, ok, allora stiamo mandando in onda una classifica vecchia. Vediamo se riusciamo a recuperare la classifica aggiornata. Probabilmente c'è stato un problema di caricamento delle immagini. Eccola qua. No, mi scuso, perché bisogna essere sempre molto attenti. Allora, la rivediamo adesso, la classifica, con, diceva Schillaci, Roberto Rivoli, quota 9, Ecclesiastico, quota 7, Davide Perazzolo e Massimiliano Di Mambro, quota 6. Questo in questo momento è il podio dei tifosi del Monza, che andranno poi a fine stagione a vincere un premio che, Simone, ricordavamo. Primo premio qual era? Primo premio, scusate, un keyway ufficiale del Monza, quindi una giacca antivento con zip frontale. Secondo premio invece un borsello sempre ufficiale della Cimonza. E terzo premio, come consolazione, un set di braccialetti. Gadget ufficiali, sempre a Cimonza. Assolutamente. Poi, magari, lo ripeto, creeremo anche dei premi ad hoc verso il finale di stagione. Non vi obblighiamo a condividere questa diretta, però ci fa molto piacere crescere, come sempre, insieme a voi, per quanto riguarda i numeri di Binario Sport. Simo, ti lascio andare a riposare, anche perché domani avrai una giornata bella tosta, bella impegnativa, come peraltro tutte le tue giornate, no Simo? Assolutamente, speriamo in una bella prestazione del Monza, perché domani è molto importante vincere a Frosinone, quindi speriamo e ci auguriamo
con tutto il cuore di poter vedere un bel Monza domani. Va bene, grazie Simone Schillacci, buona serata e davvero grazie di cuore per tutto il lavoro che fai. Ciao Simone. Grazie a te Stefano, ciao, buona serata a te, buona serata a tutti. Allora, ringraziando Simone Schillacci come sempre per il suo lavoro, adesso andiamo a Firenze. Andiamo a Firenze per un semplice emotivo. Ormai da tempo, da giorni, da settimane, da mesi si parla di un possibile approdo in Brianza di Franck Ribéry, maggior ragione in caso di promozione. Possibile promozione in Serie A, e noi abbiamo chiesto ad Andrea Giannattasio, collega di Radio Bruno, di farci il punto di questa trattativa. È vero o non è vero che il Monza insegue Ribéry? È vero o non è vero che la Fiorentina avrebbe deciso di non rinnovare il contratto al suo campione? Che cosa sta succedendo? Giannattasio. Ciao Stefano, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Cercare di parlare della situazione di Franck Ribéry con la Fiorentina è abbastanza semplice. Il numero 7 ha un contratto che scade al termine di questa stagione e con il cessare di questo contratto scadono anche due annate in cui sono stati più i dolori delle gioie per l'ex Bayern Monaco che lo scorso anno, nel 2019, è stato vittima di un brutto infortunio alla caviglia, ma che anche in questa stagione insomma ha palesato dei notevoli problemi fisici, è tornato soltanto ieri in campo nella sconfitta contro l'Udinese della Fiorentina, ma prima di allora ha saltato 5 delle ultime 8 partite stagionali. Quindi è un giocatore che magari forse con un ritardo maggiore per sua fortuna rispetto a tanti suoi colleghi sta perdendo adesso il peso dell'età, ed è un calciatore che ha guadagnato in queste due stagioni 4 milioni netti di euro, che al lordo sono naturalmente molti di più. Ecco perché credo che in questo momento sia difficile pensare a una permanenza anche per l'anno prossimo di Ribéry a Firenze, a patto che la Fiorentina magari non decida con il calciatore in comune accordo di cambiare ovviamente le cifre del compenso economico del giocatore stesso, che dovrebbe naturalmente avere un ruolo da comprimario, non sarebbe più un titolare, visto che, come dicevo, ormai il peso dell'età si fa sentire, ma anche evidentemente uno stipendio al ribasso. Ribéry, per quello che so io, anche in estate, quest'estate scorsa, ha avuto delle offerte, una di queste è arrivata dal Milan, ma è rimasto semplicemente perché il decreto crescita ha dato degli sgravi fiscali molto importanti sia a lui che alla Fiorentina. Perché serve avere il domicilio fiscale in uno stesso posto per due anni consecutivi, e dunque sia al club che al calciatore faceva naturalmente comodo rimanere a Firenze. Però ho la sensazione che al termine di questa annata il giocatore possa andarsene, anche perché non è rimasto soddisfatto da come è andata la sua avventura a Firenze. Si aspettava in queste due annate di lottare per l'Europa, invece di fatto ha lottato sempre per la salvezza, e la prospettiva Monza secondo me è una pista percorribile per il suo amico Kevin Prince Boateng, potrebbe esercitare un'influenza notevole sulle scelte future di Franck Ribéry. Grazie naturalmente ad Andrea Giannattasio, collega di Radio Bruno, che ci ha fatto il punto su questa possibile trattativa del Monza in caso di Serie A, un altro grande colpo. Però insomma ci sono anche degli incognite legate alle condizioni fisiche di Ribéry. E vedremo, noi monitoreremo questa situazione e cercheremo di capirne di più. Intanto vi ricordo che siamo tornati purtroppo in zona arancione, la Lombardia da oggi è tornata in zona arancione, e dunque per ordinare i vostri piatti al ristorante Il Fantello dovete chiamare il numero in sovraimpressione, il 335 66 58 529. Vi aspetta il mio amico Fabio Villa con i suoi piatti tipici della tradizione lombarda, brianzola e monzese. Si va dagli antipasti ai primi piatti, alla cotoletta alla milanese, al risotto con l'ossobuco. Insomma, iscrivetevi anche alla pagina Facebook e Instagram del Fantello, perché davvero vi leccherete i baffi soltanto a guardare queste immagini davvero davvero deliziose. Io vi ricordo anche gli appuntamenti con la pagina Facebook di Radio Binario 7, il palinsesto che va dal 1 al 7 di marzo. Oggi è andato in onda a terzo binario alle 17:30 e Binario Sport, domani
andrà in onda alle 18:15, scemo chi legge, e mentre Binario Sport è andato in onda stasera, non domani come avevamo preannunciato a Greg Bonalumi. Mercoledì 3 marzo, l'appuntamento ormai storico, consueto, con gli anarchici in pausa pranzo alle 12:45, alle 18:30 avverrà un tempo delle donne, che è un programma che merita di essere seguito come tutti gli altri, ma vedo che ha un seguito davvero eccezionale. Poi si chiude in bellezza con un altro programma che sta diventando davvero un habitué di Radio Binario 7, ovvero è la stampa bellezza con Greg Bonalumi e Federica. Federica, mi sono scordato il Pinaroli, pardon, come faccio a dimenticarmi. Va bene ragazzi, è stata davvero una bella puntata, come sempre grazie a voi per i tanti messaggi, oltre un centinaio, davvero tante condivisioni, tanti mi piace. Io vi ricordo sempre di condividere la pagina su Radio Binario 7, perché noi siamo in onda su diverse piattaforme, su diversi canali, ma voi dovete commentare soltanto lì. Vi ricordo ancora una volta il post partita domani con Frosinone Monza, la partita iniziale 17, poco prima delle 19 c'è Simone Schillaci, noi invece torneremo in onda lunedì prossimo a partire dalle 20:30. Buonanotte. In diretta la partita della tua squadra, un'amichevole estiva, un evento importante oppure una conferenza stampa, lo puoi fare con noi sui tuoi canali social Facebook e YouTube. Noi ti daremo l'opportunità con una regia TV e l'utilizzo di diverse telecamere di trasmettere in diretta il tuo evento sui canali social, ma soprattutto di interagire in tutto il mondo con i tuoi fan e gli addetti ai lavori. Possiamo trasmettere la tua partita utilizzando una regia TV, diverse telecamere, interventi a bordo campo, ma soprattutto durante l'evento possiamo mandare in onda i tuoi spot sotto forma di video o di grafiche. E allora cosa aspetti? Chiamaci per avere un preventivo oppure mandaci una mail per avere tutte le informazioni. Mandaci una mail per... La giornata non è mai veramente finita. Se il tuo garage decide che non ci stai, prenditi il tuo spazio. Ricordati di Orazio. Nessuno è come Orazio.
nel tuo box ti dà più spazio.